Grande successo e sold out al Teatro Lyric di Assisi, in provincia di Perugia, per la quinta edizione del Proscenium, Festival della Canzone d'Autore Città di Assisi. Una kermesse presentata da Luca Ward e Loredana Torresi, che ha proposto, oltre ad 11 concorrenti provenienti da tutta Italia, ospiti del calibro di Raff, Claudio Cecchetto, Karima e Russell Russell. Una serata emozionante sotto tutti i punti di vista. A vincere il concorso è stato Andrea Campi, in arte Campi, 26 anni da Bologna. Ha cantato la canzone Bologna Sospesa. Con le telecamere di Teleambiente eravamo ad Assisi. Proscenium, Festival della Canzone d'Autore Città di Assisi. Siamo con il vincitore dell'edizione 2023, Andrea Campi, da Bologna. Si è esibito su Bologna Sospesa, brano che ci sta a pennello. Esatto, per coerenza da bolognese. I bolognesi sono molto patriottici, quindi nella mia prima canzone in assoluto c'entrava. Senti, 11 concorrenti, tutti bravissimi, te l'aspettavi perché il livello era altissimo? Assolutamente no, ma veramente sono rimasto, infatti sono ancora un po' straniato perché non me l'aspettavo. Il livello era molto alto, mi sono piaciute le canzoni di tutti gli altri concorrenti, è una grande gioia. Secondo te qual è stata l'arma in più? Perché Claudio Cecchetto e la giuria hanno scelto Campi? L'arma in più è difficile dirlo da solo, però non lo so, sicuramente è stato fatto per togliere al mio lavoro, però insomma è stato fatto anche un bellissimo lavoro di arrangiamento con i musicisti con cui lavoro, che sono Pietro Posani e Marco Paganelli, ci tengo a citarli, quindi quello forse ha influito. E poi comunque è una canzone molto, molto spontanea e mi rappresenta molto. E poi arriva al primo ascolto, questo che sia importante anche magari in prospettiva radiofonica. Magari, esatto. Questo è, diciamo che è un ottimo segnale che sia arrivato subito il riscontro alla prima esibizione. Vieni da Bologna, terra che ha dato i natali a tantissimi artisti. Hai un punto di riferimento magari nella tua città? Certo, diciamo che da bolognese doc, ovviamente quando uno inizia a fare musica guarda ai vari Ludalla in primis, Cremonini, insomma quello comunque la scuola bolognese è molto forte nella mia influenza. Questo è così proprio... Insomma, è molto naturale che sia così, ecco. Nel futuro di Campi che c'è? Nel futuro, intanto, quest'estate ho suonato molto e spero di continuare a suonare, perché questo è il primo singolo del mio primo disco che è uscito a dicembre scorso. Quindi ci saranno canzoni nuove a cui sto lavorando e soprattutto spero di portarlo in giro ancora il più possibile, suonare. Senti, hai pensato ad un talent? Perché adesso purtroppo quella sembra la strada obbligata. Può fare anche per la carriera di Campi oppure cerchi un altro percorso? E non escludo niente, dipende un pochino da tante cose, dalle circostanze, però non lo so, intanto ho iniziato a pubblicare cose e a suonare, che è la cosa più importante. E intanto hai vinto ad Assisi, che è sicuramente... Esatto, diciamo che è assolutamente un grande riconoscimento, specialmente... Allora, ricordiamo dove possiamo trovarti, non so se c'è una pagina Facebook, Instagram... Io mi chiamo Campi, appunto, e potete trovarmi sia su Instagram e su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, eccetera. Campi, un ballo di altalena è il disco, quindi vi consiglio... Quindi ascoltiamolo, scarichiamolo legalmente. Esatto. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. A presiedere la giuria c'era Claudio Cecchetto. È un piacere avere i nostri microfoni. Claudio Cecchetto, possiamo dire il re Mida della musica italiana, ma in generale dello spettacolo. Ma quello che mi dispiace è che re Mida è morto perché tutto si trasformava in oro e lui non mangiava, capito? Ma prendeva una mela, oro, e non mangiava. No, vabbè, mi fa piacere che ci sia questa analogia, però insomma sono stato anche un po' fortunato nella vita ad aver incontrato degli artisti meravigliosi. Ecco, tanti artisti su questo palco questa sera, tanti artisti con dei testi che dicono qualcosa, è stato sottolineato questo, cosa che sembra essere un pochino inusuale, no, al giorno d'oggi. Beh, anche perché questo non è un festival di canzonette, è un festival di cantautori, quindi i cantautori si esprimono. Io sicuramente ho sentito delle cose realmente molto interessanti, magari qualcuno non farà nella vita il cantante, ma sicuramente continuerà una carriera d'autore, perché ho sentito delle cose veramente notevoli. Ma nella musica di oggi c'è ancora spazio per chi scrive, per chi canta, visto quello che ascoltiamo in radio? Beh, c'è spazio, è chiaro che è un po' più difficile perché negli anni passati sono stati fatti tanti capolavori e quindi adesso è anche difficile infilarsi dentro, no? Però insomma, io
conto e spero sempre nei giovani, e la dimostrazione è questo Procenum Festival, cioè comunque continuano a scrivere, continuano ad entusiasmare, continuano ad affrontare temi anche molto, molto caldi, come per esempio mi è piaciuto il brano di quella ragazza che parlava dell'amore tossico, quindi adesso non più esaltare il rapporto che nasce, ma esaltare anche il rapporto che finisce. Finalmente, anche perché non andava bene. Anche perché poi le canzoni più belle sono quelle che ci fanno in qualche modo riflettere su ciò che non è andato, no? Beh, vabbè, voglio dire, una cosa e l'altra, no? Occorre anche affrontare magari argomenti un pochettino più complicati. Senta, ma come mai, secondo lei, dopo 40 anni il Gioca Giuè ancora è in tutte le feste? Perché in effetti non è una canzone, è un gioco, e quindi un po' come il Monopoli ha una vita un po' più lunga, ecco, perché è un gioco. E poi devo ringraziare le maestre d'asilo, perché per pigrizia, visto che le istruzioni sono nella musica, lo mettono, così non lo devono spiegare, i bambini lo capiscono al volo e diventa patrimonio della loro infanzia, e quindi poi dopo lo ripescano quando diventano un po' più adulti, ricordando quando andavano, e lo vanno ad ascoltare poi ai loro bambini. Esatto, esatto. Ma nel futuro di Claudio Cecchetto che c'è? Perché lo abbiamo visto anche avvicinarsi alla politica. No, vabbè, dunque nell'immediato futuro c'è, che poi non è futuro, è presente, c'è Radio Cecchetto. Io sono arrivato alla terza radio, dopo Radio DJ, dopo Radio Capital, adesso faccio anche Radio Cecchetto. Scaricate l'applicazione, mi raccomando. E quindi quella è una cosa che mi piace, mi interessa. Sto cercando di fare una radio un po' diversa da quelle che ci sono in giro, non per critica, ma semplicemente perché lo fanno già gli altri, quella radio la stanno facendo così gli altri. Vorrei trovare un nuovo sistema e quindi dare anche un po' più spazio alle persone comuni, quindi non solo ai professionisti, ma tutti quelli che vogliono giocare con la radio. Poi vabbè, nella politica adesso io mi sto occupando di Visit Romagna, cioè quindi degli eventi, no? È un bel progetto per valorizzare il territorio. Io sono contento, sono delle persone fantastiche, poi sai che i romagnoli sono dei festaioli, e quindi trovano terreno fertile nelle mie idee. Senta, ma le manca un po' la TV? Ma insomma, mi manca la TV, io ne ho fatta tanta. Direttamente e anche con tutti gli artisti che ho lanciato. Non ho ancora terminato, vediamo un po', insomma, sino a quando qualcuno non decide stop completo, io penso sempre che si possa inventarsi qualcosa di nuovo. E poi un'ultima cosa, ad oltre 70 anni come si arriva così? Si arriva pensando ai giovani, e quindi non ti rendi conto che il tempo va avanti. È chiaro che sai quando ti rendi conto che non sei più un adolescente? Quando vai a far jogging. Succede anche a me quello. Capito? Perché uno dice no, ma io ho la mia testa, ce è sempre giovane, ce la faccio. Poi fai una corsetta e ti rendi conto che invece hai la tua e età. Le ingiurie degli anni ci sono. Esatto. Grazie. Figurati. Alla grande. Tornando al festival, seconda classificata è giunta solo Chiara Felici all'anagrafe, 22enne di Roma, con Trovo tutto quando ti perdo, mentre al terzo posto è giunto Caotica all'anagrafe Pietro Peloso, 22 anni di Foggia, con Ma cosa ci è successo, che si è aggiudicato anche il titolo di canzone più radiofonica assegnato da Radio Subasio. Tra gli ospiti la straripante Karima, che ha omaggiato Whitney Houston. Assisi Proscenium Festival, la voce cristallina di Karima non cambia negli anni, migliora, com'è possibile? Migliora perché si studia e perché magari negli anni una persona, almeno nel mio caso, fa un percorso in cui poi acquisisce anche una consapevolezza
e comunque ti migliori, studi, e questo è il mio percorso. Non ho mai mollato lo studio e spero, appunto, sono contenta che si veda e si senta. E poi quella canzone del 2009 ancora la ricordiamo come fosse stata incisa ieri. Esatto, sono passati ormai, il prossimo anno sono 15 anni dal mio Festival di Sanremo, un'esperienza meravigliosa, anche un po' tosta, perché comunque è un'emozione indescrivibile stare su quel palco, però insomma Burt Bacharach mi scrisse un pezzo che ogni volta che viene suonato emoziona tutti. In questi anni ti abbiamo visto fare tantissime cose, ti sei dedicata a tantissimi generi, ma ti manca un pochino, diciamo, il mainstream, il Festival di Sanremo? Assolutamente, assolutamente. Più che altro, allora, il vero lavoro per chi vuol cantare è il palco. Cantare, certo. È il palco, perché comunque la televisione è un veicolo dove tu, cioè un mezzo con cui tu veicoli quello che sei, no? Dura un minuto, due minuti, tre minuti. Il cantare è un'altra roba, cioè essere in tour, andare nei teatri, nei festival, girare il mondo è un'altra roba, per cui quello è il mio lavoro. E ogni tanto è interessante fare degli spot televisivi, che l'ultima cosa che ho fatto è stata Domenica In con la Cristina Parodi nel 2018, ed effettivamente mi manca. Ci sono un po' di cose nel cassetto che vorrei fare, tra cui Ballando con le Stelle, e tra cui, che non c'entrano niente col canto, però mi piace mettermi in gioco, andare oltre la comfort zone. E tantissimo mi piacerebbe fare il giudice o di The Voice o di X Factor. Ah, quindi possiamo lanciare un appello. Sì, sì, allora cerca lavoro cantante che non vuol cantare ma vuole... E che poi è una cantante che sa anche insegnare. Poi sono stata docente al Conservatorio di Rovigo per 5 anni con la cattedra pop. Chiaramente il mio percorso di studi è stato un percorso di studi personale, ma anche che mi ha permesso di collezionare, tra virgolette, dei diplomi che mi permettono poi di trasferire l'insegnamento. Senti, com'è cambiato il mondo della musica da quando hai iniziato? Perché ancora si cantava nel 2009, poi attualmente se accendiamo le varie radio, senza dover demonizzare nulla, però indubbiamente di musica cantata ce n'è più poca. E non è quella che funziona, purtroppo. Ma no, in realtà purtroppo anche il Festival di Sanremo, credo, questo è il mio punto di vista, si è piegato a quelli che sono i numeri dei follower, dei social, e che non hanno niente a che fare con la musica. E questo è un grande dispiacere, perché si sta parlando del Festival della Musica Italiana e la musica dovrebbe essere al primo posto e purtroppo è all'ultimo posto. Quindi spero che ci sia una rinascita per la musica, perché almeno per il festival, poi per il resto fate cosa vi pare, ma almeno il Festival di Sanremo lasciamolo pulito da tutte le dinamiche. E lasciamolo cantato soprattutto. E lasciamolo cantato, specialmente senza autotune. Grazie. Grazie Karima, in bocca al lupo. Grazie a voi, lunga vita. È un piacere avere i nostri microfoni fra Alessandro Bustrenghi, possiamo dire una presenza fissa ormai qui al Proscenium. Beh sì, è molto affezionata, direi. Questo è un grembo in cui si genera vita e bellezza dell'arte. Lei è un cantante, questa sera di cantanti ne abbiamo ascoltati tantissimi, cantanti che con le loro canzoni dicono qualcosa. Sembra essere anche anomalo, no, in un momento storico come questo. Esatto, perché il Proscenium crede profondamente all'unità di forma e contenuto nel valore, per cui un valore umano vuole una forma che lo esprima nel migliore dei modi, e l'arte, la musica, quando è di qualità, è veramente il cuore dell'espressione del valore umano, e soprattutto quando questo noi lo leggiamo come una parola di Dio, viva ed efficace. Uno dei principi della nostra missione di frati, come diciamo artisti anche, è mai proporci. Se ci chiamano, vediamo se possiamo. Grazie. Grazie a voi.
Stefania Proietti, sindaco di Assisi. Assisi, quando c'è cultura, risponde sempre in questo modo, non c'è altro da dire. Beh, soprattutto Proscenium si è guadagnato veramente sul campo il titolo di Festival della canzone d'autore della città di Assisi. Il nome Assisi è associato a un festival sulla canzone d'autore che premia davvero il merito, la musica buona e la musica che fa bene al cuore, che fa bene anche alla fraternità. E non potevamo non solo ospitare, ma sostenere anche con le nostre forze questo festival che davvero è impressionante per la qualità unita ai valori che porta avanti. E soprattutto abbiamo detto a questi giovani di credere nella loro passione, abbiamo detto a questi giovani che il merito vince sempre, devono credere nella loro passione e andare avanti nella lealtà, nella fraternità, anche l'ha sottolineato anche fra Alessandro. Questo è un mondo dove si rischia di diventare delle monadi, come in tutti i mondi, dove si lascia spazio solo all'ambizione, solo al voler essere i primi, si rimane da soli. Invece, prendendo spunto da San Francesco, cercando di mettere davanti gli altri, comunque se si merita si vince due volte, e questo porta avanti il nostro Festival Proscenio. Festival che è al quinto anno e cresce anno dopo anno, ospiti sensazionali anche quest'anno, che dobbiamo aspettarci per il futuro? Qualcuno ha detto gli extraterrestri, devo dire che la qualità della conduzione, la qualità degli ospiti sta davvero impressionando, quindi dobbiamo aspettarci quello che dicevamo, il merito vince sempre, e quindi che arrivi una prima serata televisiva, una diretta televisiva, lo merita davvero.